Vera D è libera di ripartire. I 9 clandestini trovati a bordo della nave, bloccata da giorni nel porto di Napoli, sono scesi questa mattina e sono stati trasportati rapidamente in questura. I giovani migranti avevano chiesto ufficialmente l'asilo politico, firmando la delega all'avvocato durante la notte, ma le autorità hanno ritenuto non valido il procedimento, poiché effettuato molti giorni dopo la notifica del decreto di espulsione. Il 10 marzo sono in navigazione, da allora sono stati chiusi in un container con quello che si erano portato e poi li hanno trovati perché uno ha avuto dei malori e l'equipaggio si è accorto che c'era gente in un container, sono stati soccorsi dall'equipaggio. Adesso tre ragazzi che non erano stati verificati nei rilievi audiometrici al Santo Bono sono stati portati presso il Santo Bono per verificare se sono minorenni sulla base dei parametri della legge italiana. Successivamente la Polizia di Frontiera ha imbastito la pratica, come richiesto dal sindacato e dal Centro Italiano Rifugiati, per richiedere aprire le procedure di richiesta di asilo politico. Questa pratica verrà esperita dalla Questura di Napoli presso l'Ufficio Immigrati sotto decisione d'egida esclusiva del Ministero degli Interni. Quindi i ragazzi stanno per scendere dalla nave, la nave sta per essere liberata e riprendere il suo viaggio e i ragazzi stanno per essere trasferiti all'Ufficio Immigrati, dove si aprirà la pratica. E il tempo che intercorrerà tra quando la pratica per la richiesta di asilo politico verrà aperta e il momento in cui verrà deciso quello che sarà il loro esito in termini di carte, nessuno è in grado di dire dove risiederanno. Quindi il grosso rischio è che il problema esce da una porta per rientrare da una finestra, che l'espulsione non si verifichi a bordo della nave ma si verifichi in uno dei tanti centri di espulsione sparsi sul territorio nazionale.